arrestato Dzeko, il writer più famoso della capitale. La notizia ha diviso l'opinione pubblica sull'operato dell'amministrazione capitolina tra chi ritiene il sindaco un censore dell'arte pubblica e chi invece appoggia in pieno l'arresto perché non vede nulla di artistico nell'operato del giovane trentenne romano. Il dibattito tra pro e contro l'arresto è già annoso per i più navigati critici d'arte. Facciamo un passo indietro però. Come nasce la street art? In principio c'era il movimento graffittista nato a New York negli anni 60 sull'onda della contestazione giovanile che animavano gli Stati Uniti in quegli anni. Il termine graffittista però non è affatto gradito ai writer che preferiscono termini tecnicamente un po' più corretti come aerosol art, subway art o hip hop. La maggior parte di questi artisti provenienti dai quartieri più poveri e degradati della città erano tutti mossi dal comune desiderio di emergere dall'anonimato, anche a costo di passare per pesanti sanzioni con la legge. Con bombolette e spray ponevano firme e tags. Sì, proprio tags, quelli che noi mettiamo sui social, sui muri dei palazzi, sui vagoni della metro, insomma tutte quelle superfici che potevano garantire la più grande visione da parte dei membri della comunità. Da semplici tags si passa a composizioni sempre più complesse e colorate, eseguite nei più diversi stili. E infatti, alla fine degli anni 70, il graffittismo è un fenomeno affermato a livello mondiale. E infatti, alcuni dei writers più famosi vengono addirittura invitati ad esporre in gallerie e raggiungono successo presso il grande pubblico. Giusto per citare i più famosi, Keith Harris e Jean-Michel Basquiat. E nel 1989, Paul Harris giunge proprio in Italia, precisamente a Pisa, dove crea un gigantesco murales. Nel 1989, Herring crea un gigantesco murales a Pisa, con l'appoggio delle autorità locali, mentre a Roma abbiamo cancellato ogni traccia del suo passaggio, una volta presente sulla facciata del Palazzo delle Esposizioni in Via Nazionale e fra le stazioni Flaminio e Lepanto della metro A. Entrambe le opere sono state rimosse rispettivamente nel 1992 e nel 2001, chiaro segno di quanto si è arretrata la città eterna su determinate tematiche. Sembrerebbe impensabile oggi che un'amministrazione decida di cancellare un murales di Herring, se pensiamo a quanto vediamo in giro i suoi simpatici omini su bianche t-shirt. E Basquiat? Beh, già molto quotato all'epoca della sua prematura scomparsa, oggi è salito ancora di più agli onori grazie alla casa cosmetica Urban Decay, che ne ha fatto una collezione di cosmetici. Nel 2020 possiamo tranquillamente parlare di street art e sapere di essere capiti dal nostro interlocutore, proprio grazie a quel processo iniziato in maniera molto timida 9 anni fa. Agostino Iacurci nel 2011 dipinge Nuotatore in via del Porto Fluviale e 4 anni dopo Blu firma il palazzo su via delle Conce. Ancora nel 2015 il progetto Big City Life ha messo al centro il quartiere Tormarancia, riqualificandolo con 22 murales sparsi su 11 palazzine. L'anno dopo, di nuovo, Agostino Iacurci e Blu sono all'opera insieme nel quartiere di San Basilio, con fiori lussureggianti e animali colorati il primo, e per commemorare un eroe di quartiere il secondo. È necessario aprire una parentesi su quest'ultimo murales. L'opera raffigura San Basilio, padre del monachesimo orientale, che incede sicuro per spezzare le catene dei casolari, sequestrati mentre con una mano blocca le forze di polizia intervenute per fermare la rivolta. Alcuni poliziotti si inginocchiano davanti alla luce messa da San Basilio, mentre altri vengono trasformati in bestie, mentre vediamo una folla di piccoli uomini che scendono dai tetti per difendere quella che ritengono la loro casa. In basso, ai piedi del santo, una striscia commemora Federico Ceruso, un ragazzo, un eroe popolare del quartiere appunto, morto durante gli scontri con la polizia nel 1974. Solo qualche settimana fa Roma ha avuto una nuova ondata di murales per commemorare il mattatore romano per eccellenza, Gigi Proietti, che si è conclusa con il gigantesco murales sul palazzo della sua casa d'infanzia nel quartiere del Tufello. E quindi, perché facciamo la fila ore e ore per vedere un altro tizio che graffitta in giro senza la minima autorizzazione? E nel pieno anonimato quale Baschi? Baschi soddisfa in qualche modo la nostra esigenza di un'arte figurativa, infatti le sue opere mostrano sempre oggetti, animali, bambini, uomini e l'esigenza di uno scopo quando gli affidiamo il difficile compito di una denuncia sociale. Potremmo dire che la street art in pratica ci va bene solo quando riqualifica i nostri quartieri con figure rassicuranti o colori lussureggianti, o per denunciare qualcosa, oppure per commemorare e omaggiare personaggi legati alla nostra cultura popolare, come se fosse una pasquinata del XXI secolo. Dzeko no, egli ripete quasi compulsivamente lo stesso identico logo, lo stesso marchio come faceva
giovani precursori del movimento, che fortunatamente all'epoca non sono stati fermati. Forse Jacko ha sbagliato decenni, forse il suo throw-up non trova più spazio davanti a un blu, davanti a uno Iacucci, davanti a quelle opere cariche di pathos come quelle di Banksy, ma oggi, senza quei tags, forse non apprezzeremmo tutto ciò che di positivo porta la street art nei nostri quartieri.